C'è soddisfazione e ottimismo rispetto al cambio di rotta del ministro dell'Ambiente Sergio Costa sul gasdotto Larino-Chieti. Il coordinamento NOAB del gas si è battuto contro quelle che riteneva le gravissime responsabilità del governo Renzi e Gentiloni sul decreto Sblocca Italia pro fossili, sull'aggiramento della valutazione ambientale strategica sulla rete dei gasdotti che a detta delle associazioni ambientaliste andavano contro gli interessi dei territori, favorendo le grandi aziende petrolifere. Oggi il governo giallo-verde sembra deviare dal percorso già avviato, ma il coordinamento non è intenzionato ad abbassare la guardia. Siamo sicuramente positivi, è una notizia assolutamente positiva, è una notizia che apre una strada, questo noi ci auguriamo, una strada che sia di riflessione nei confronti di progetti che sono progetti estremamente impattanti. Questa è, come dire, questo è l'elemento fondamentale. Noi ci auguriamo che da qui ai prossimi giorni ci sia la possibilità di rianalizzare, di sottolineare tutte le criticità del progetto. Il punto è che noi immaginiamo che queste opere siano opere interamente finanziate dai privati, no, non è così, e sono opere non a servizio in realtà poi dei cittadini in modo diretto. La questione dello stoccaggio, degli stoccaggi, è una questione che è dirimente in questa vicenda del gas, perché sappiamo bene che questi metanodotti, molti di loro, questo ad esempio del Latino Chieti, servirà a unire degli stoccaggi che di fatto hanno la funzione di stoccare, appunto, come dice la parola stessa, gas che viene comprato quando a costi bassi per essere poi rivenduto nel nord Europa. Ecco, trasformare l'Italia in hub del gas non la consideriamo, come dire, un'opportunità per i cittadini, la consideriamo un'opportunità per le grandi imprese. Il gasdotto Larino-Chieti, della lunghezza di 111 km, interessa ben 26 comuni tra Abruzzo e Molise, comprese tra le province di Chieti, Pescara e Campobasso, toccando aree protette, siti di interesse, oltre ad importanti distese di vigneti e uliveti, grandissima risorsa delle due regioni. Un'analisi, se vogliamo, molto limitata, quella che è stata condotta da parte degli organi ministeriali, noi riteniamo, e se vogliamo anche dagli organi regionali che sul metanodotto Larino-Chieti hanno espresso invece un parere positivo, contrariamente a quello che invece noi abbiamo sostenuto, ad esempio l'attraversamento di colture di pregio. Sono 111 chilometri di metanodotto che solcano il nostro meraviglioso territorio e che di fatto non hanno la strategicità, se vogliamo, dei nostri vigneti, perché quel tipo di metanodotto, come ben sappiamo, non serve a fornire le utenze domestiche o privati, ma sappiamo bene che serve a unire degli stoccaggi.